Bentornati al nostro TG e bentornati da Ofele. Sì, squadra che vince non si cambia, abbiamo con noi la nostra Stefania. Stefania che vuole raccontarci ancora le peculiarità di questa caffetteria bistrò nel cuore di zona Tortona. Non abbiamo detto nella prima puntata, e secondo noi è molto carino da dire, tutti i dolci che vedete, abbiamo detto, sono preparati da Stefania, ma non solo da Stefania, perché con chi li prepara Stefania i dolci? Con la mia mamma. Oh, sì. Come si chiama? Maria Grazia. Maria Grazia. E quindi, per esempio, se noi venissimo a fare un brunch la domenica, sì, che è frequentatissimo nella zona, con cosa ci ingolosireste? Allora, il nostro brunch è una formula a menù completo, quindi puoi scegliere un piatto che può essere un tipico brunch internazionale con le uova, piuttosto che un bagel o un pancake salato, e poi ti offriamo bevande, succhi di frutta, spremute, caffè americano, un dolce di quelli che abbiamo fatto quel giorno, tutto compreso e tutto fatto ovviamente da noi al momento. Meraviglioso. Meraviglioso, esatto. E invece, che prima Andrea mi chiedeva, lui che è un golosetto come me, e per merenda invece, se venissimo un giorno dopo una mostra al Mudec a fare merenda qui, cosa potremmo trovare? Allora, noi non abbiamo un menù sempre fisso, mm-hmm, perché appunto facendoci noi i dolci da sole decidiamo ogni giorno in base a cosa vogliamo fare o al prodotto che c'è in quel periodo dell'anno, scegliamo che dolce fare. Quindi potete trovare da torte con le mele cannella, crumble di vario tipo con frutta di stagione, torte di carote e noci, la nostra famosissima New York Cheesecake che è amata e voluta. Che amiamo molto. Esatto. Bene, bene. Perfetto, quindi torneremo sicuramente da Ofelè. Certo, vi aspettiamo. Sì. Benissimo, grazie Stefania. Allora, gli appuntamenti della settimana ci portano a due grandi nomi della musica italiana, a cominciare da Lorenzo Jovanotti, perché il più grande spettacolo dopo il Big Bang ritorna per tre date al Mediolanum Forum, un appuntamento da non perdere con tutti i più grandi successi dell'ex ragazzo fortunato, ultimamente diventato veramente un cantautore molto più sofisticato e molto più ricercato rispetto alle sue origini. Non è finita qui, perché ci stai come il simbolo di Biagio Antonacci. Vabbè, poi la gente così pensa male. Che torna all'Alcatraz in una serata speciale annunciata da poco, quindi veramente un'occasione unica soprattutto per i più grandi fan di Biagio. Biagio è proprio il nome del suo best of che include anche il singolo nuovo inedito Ci stai. L'appuntamento con il concerto di Biagio Antonacci è all'Alcatraz questa settimana da non perdere. Ma non solo musica, abbiamo anche un appuntamento d'arte e diciamolo subito, grazie a Milano da Bere si vincono dei biglietti omaggio per un'importante mostra dedicata ai Macchiaioli, e si chiama esattamente Macchiaioli, una rivoluzione d'arte a Caffè Michelangelo, luogo di rottura rispetto agli standard formali artistici precedenti a questo gruppo, alcuni nomi, De Nittis, Boldini, Telemaco Signorini, quindi un grande allestimento presso il castello di Pavia. Partecipate alle nostre competition proprio per vincere questi ingressi. Molto interessante, è tutto, grazie per averci seguito.